Buon modo e bentornati incredibili in un video intenso e godoso incredibile. Come vedete non ho tutte le mie piantine incredibili che vedete sempre negli episodi di 4 chiacchiere di Godo, perché questo voglio che sia un video speciale e voglio che abbia più spazio. Infatti vedrete che sono un pochino più zoomato verso di voi incredibile, dovrò avere più spazio alla mia destra e alla mia sinistra per mettervi foto in verticale incredibile. Capirete questo tra poco. In questo video devo parlare di un argomento molto spicy, e con questo intendo la fine della prima parte della mia body transformation incredibile. Ragazzi, ci tengo tantissimo a questo video perché voglio che rimanga come ricordo sul canale. Dico questo perché da settembre inizierò la mia seconda parte della mia body transformation. Prima di iniziare a parlare della mia body transformation e soprattutto di come mi sono avvicinato al mondo della palestra, vi devo fare dei ringraziamenti. Quest'ultimo mese il canale è decollato sia a livello di visual, abbiamo superato finalmente le 100.000 visualizzazioni totali sul canale. Ragazzi, vi posso assicurare che vedere 100.000, ormai dovremmo essere quasi a 103.000, numero importante, nella descrizione di questo canale, ragazzi, mi rende solamente felice e mi fa veramente godere tantissimo. Quindi vi ringrazio tantissimo. Soprattutto sono aumentate anche le ore di visualizzazione, sono aumentati i mi piace, sono aumentati anche i commenti che mi scrivete sia su YouTube che su Instagram. Tutti i link in descrizione, incredibile, tranquilli. Sia Instagram che TikTok avranno un rebranding in futuro, con calma, però intanto voglio sicuramente aggiornare le storie su Instagram, cercare di aumentare i post, che ultimamente ne ho messi pochi sia su Instagram che su TikTok, perché mi sono focussato parecchio su YouTube. E si vede dal fatto che esce un video praticamente tutti i giorni, io dormo 2 ore a notte, ma ne vale la pena, ragazzi, perché il godo mi tiene sveglio incredibile. Però anche di questo ne parlerò tra poco, perché ho battuto un record personale, volete sapere? Ve lo dico subito, sì, mi sono addormentato mentre editavo un video. L'episodio finale della Sussa Run, dove appunto sconfiggiamo Malenia, è uscito un giorno dopo, perché la sera che lo stavo editando, calcolate che la mia routine giornaliera è abbastanza spicy, ragazzi, soprattutto quando vengo in ufficio non sto mai fermo. Ho iniziato a editare il video dopo cena, poi mi sono riposato un attimo, ho continuato più tardi, verso le 2, che più o meno l'orario in cui edito di più video, ragazzi, è tra le 1 alle 3, state tranquilli, in quell'ora sono supersonico. A un certo punto io non ho più ricordi, perché mi sono letteralmente addormentato sul mio PC ed è un miracolo che non l'ho rotto. Sono cascato come un tronco così e mi sono svegliato tipo alle 5, e ormai era troppo tardi, il video l'ho finito il giorno dopo. Però vi giuro, è un record personale, non mi era mai successo di addormentarmi mentre editavo un video. Infatti io non ho memoria della prima parte del video, lo sono dovuto rivedere il giorno dopo. Meno male che non l'ho pubblicato, ragazzi, altrimenti sarebbe stato un delirio. Questo mi fa pensare che le ore di sonno che ho accumulato in questi ultimi mesi si cominciano a far sentire, ragazzi. Infatti questo video incredibile, sto guardando il calendario, pazzesco, dovrebbe uscire il 9 agosto, che è un giorno speciale, e con giorno speciale intendo che il 9 agosto è il mio compleanno, quindi voglio cercare di far uscire a tutti i costi questo video il 9 agosto. Però poi, ragazzi, mi concedete, sabato e domenica me li prendo liberi, quindi al 90% non uscirà un video. Poi, conoscendomi, magari avrò un senso di colpa e farò uscire un video domenica, però cercherò di dormire per ricominciare la pubblicazione normalmente da lunedì. Quindi, ragazzi, vi ringrazio ancora, che il godo sia con voi, e adesso parliamo di questo argomento molto spicy. Partiamo con calma, perché l'argomento della palestra si lega tantissimo, come tante altre cose, al godo. Però del Godoverse, soprattutto della nascita del Godoverse e della lore del Godoverse, questi saranno altri due argomenti di cui parlerò in futuro magari. Però ricordatevi questo, il mio avvicinarmi alla palestra è legato tantissimo al Godoverse. Detto questo, torniamo indietro al 2022. Il 2022 per me è stato l'anno del cambiamento, perché con anno del cambiamento intendo che io nel 2022 ho toccato, penso, il punto più basso del mio stato d'animo incredibile, ragazzi. Ero una persona fottutamente triste, ero una persona fottutamente depressa, ero sovrappeso, non avevo idea di cosa fare della mia vita e tutto quello che facevo andava male. Quindi ero in un vortice veramente brutto, ragazzi. E alla fine del 2022 io ho aperto il canale YouTube. Ovviamente, questa è una precisazione, quando io ho aperto il canale YouTube, il Godoverse come concetto già esisteva ed è stato veramente il Godoverse a salvarmi. Però ripeto, di questa cosa ne parlerò un'altra volta, però era importante che lo dicessi, perché il Godoverse per me non è semplicemente un universo di personaggi stravaganti al quale io do la voce. Il Godoverse è stata la mia possibilità di esprimere la mia fantasia, le mie idee strampalate, in maniera simpatica e divertente. Io sono sempre stato fin da piccolo una persona con una fantasia eccessivamente grande. Io sono stato un creativo fin da piccolo, ragazzi. Io quando ero piccolo, tra giocare con qualsiasi Game Boy o qualsiasi console che mi viene in mente, io giocavo a fare con mio padre gli Art Attack.
per farvi capire, io adoravo fare gli Art Attack, adoravo impastarmi le mani con la colla Venini, che saluto Giovanni Muciaccia. Quindi, io sono sempre stato un creativo, e quando nella mia crescita la mia creatività e la mia fantasia è stata messa in gabbia, dopo tanti anni, questa gabbia ha portato a una depressione veramente forte, a una tristezza veramente forte, che si è accumulata proprio nel 2022. A fine del 2022, come vi stavo dicendo un attimo fa, ho aperto il canale YouTube. Ci ho messo parecchio a fare questa scelta, però poi ho pensato che il Godverse mi aveva dato talmente tanto in così poco tempo, nel suo piccolo, che secondo me l'andare su YouTube doveva essere il normale passo successivo. E così è stato. Nel 2022, a novembre, ho aperto il canale YouTube, all'epoca con il mio collega, e soltanto fare quello ha cominciato ad aprire la gabbia dove tenevo la creatività e la fantasia, come vi dicevo poco fa. Cercherò di mettervi parecchie foto, ragazzi, quindi guardate sempre a destra e a sinistra. Vi ricorderete dove registravo i video per il primo anno, ragazzi, sul tavolo della mia scrivania azzurro, con lo schermo del mio computer davanti, con Sus e Schedro, che all'epoca facevano soltanto i video loro, e io, come cameraman, ero solo dietro la telecamera, non mi sono mai visto per tutto il primo anno, anche perché, e adesso ci arriveremo, non mi piaceva farmi vedere in quello stato davanti alla telecamera. Era una delle altre cose negative che stava portando il tenere tutta la mia parte più emotiva, creativa, eccetera, in una gamba. Dopo i primi mesi di pubblicazione è successa una cosa particolare. Potrà sembrare la cosa più banale del mondo, ma alcune volte sono le cose banali, fatte però con la voglia e soprattutto con il desiderio, oppure con quel carburante che te le fanno fare. I miei per anni mi hanno detto: perché non fai un po' di palestra? Hai una struttura possente, potresti diventare qualcosa di importante in palestra. Ma io, per tutti gli anni che mi hanno detto, io non l'ho mai fatto, perché non avevo niente che mi spingesse a fare questo, ragazzi. Era un serbatoio vuoto. E vi posso assicurare, questo vale per tutto, ve lo posso assicurare veramente, ragazzi, fidatevi, vale per tutto, quando avete una scintilla riuscirete a fare tantissime cose. E questo, io sono la prova lampante di tutto questo, ragazzi, perché se mi vedete adesso a me e vedevate come ero nel 2022, come tutte le persone che incontro, io sono il gemello della persona che ero allora. Ero una persona completamente diversa da loro, ragazzi, fidatevi. A un certo punto mi metto davanti allo specchio e dico chiaramente: io voglio iniziare a farmi vedere davanti alla telecamera, però voglio essere, sinceramente ho detto, bello per la telecamera. Voglio essere sicuro davanti alla telecamera. E dire queste cose, che magari per anni mi sono detto, ma non avevo il carburante per farlo, non mi avevano dato niente, dette con la voglia, perché già dall'epoca, intendo nel 2022, io in questo canale ci ho messo tutto, ragazzi, tutto, fin da quando facevo i video su Sus e Schedro nella cameretta, io nel canale ci ho sempre visto un progetto grande, volevo che il canale diventasse bello, volevo che il canale aumentasse di visualizzazioni, volevo che il Godverse lentamente cominciasse ad espandersi incredibile. E già vedere questi numeri mi rende felice, ragazzi, pensate voi. E quindi, finalmente, dopo che quel giorno mi sono detto davanti allo specchio voglio iniziare ad andare in palestra, io, due giorni dopo, sono iniziato ad andare in palestra. Sto parlando di marzo 2023. In tutto questo il canale stava andando avanti, ovviamente, e io metterò per la prima volta una foto che non ha visto neanche il mio trainer, saluto, anzi, Flavio, incredibile, che mi sono fatto la mattina stessa, prima di iniziare il mio primo giorno di palestra. Se tornassi indietro me ne sarei fatto probabilmente 20 di foto. Questa cosa purtroppo la capisci solo col tempo, ed è questa foto qua. Io all'epoca pesavo 108 kg, come potete vedere non era un bel vedere, io non mi sentivo minimamente a mio agio in quel corpo. E ho iniziato ad andare in palestra, e diciamo qui è iniziata la fase che io definisco tutorial. Cosa intendo? Che da marzo fino a settembre io sono andato in palestra e ho fatto letteralmente il tutorial di tutto, ragazzi, perché vi racconto, la mia carriera sportiva non è stata assurda. Quando ero piccolo ho fatto un sacco di pallavolo. Quando ho iniziato ad andare al liceo, già un pochino meno tempo libero, e andai in una palestra, ma erano le classiche palestre, sanno quelle con tantissime persone, avevo la mia scheda, non mi sentivo a mio agio per niente, dopo un mese e mezzo io ho lasciato. Da allora, ragazzi, sono passati anni, proprio l'università, lasciate perdere, anni, e sono arrivato a quello stato che vi ho fatto vedere prima. Quindi, da marzo fino a settembre c'è stato il tutorial, dove io letteralmente ho imparato a fare palestra. Non sapevo fare niente, ve lo dico sinceramente, non sapevo fare niente. Non sapevo usare i macchinari, non sapevo fare i piegamenti, ho messo pure un video di questa cosa. Ho fatto letteralmente il tutorial della palestra. E quei mesi mi sono serviti, anche se ho perso solo 2 kg in tutti quei mesi, anche se non facevo dieta, non facevo niente, continuavo a mangiare male, eccetera. Grazie però a quei mesi, il mio coach, Flavio, che risaluto, è incredibile, ha visto del potenziale in me. E molte volte, ragazzi, una parola detta bene vale più di 1000 parole. Vedendo quanto Flavio mi ripetesse in continuazione: guarda che se tu inizi una dieta e inizi a seguire qualche mio consiglio, potresti dopo qualche anno avere un fisico assurdo. All'inizio dicevo: sì, vabbè, mo vediamo, sì, vabbè, mo poi vediamo. Alla fine ho detto:
Sì, è stato uno dei sì più importanti della mia vita, ragazzi. E ripeto, questo voglio che ci sia in questo video, io non avrei mai fatto questo, come tante altre cose che vi racconterò magari in futuro, se non fosse stato per il Godoverse. Il Godoverse è stata la chiave di volta di tutto, specialmente quando ha fatto il passo successivo andando su YouTube. Ok? È molto strano fare questo video per me perché non mi sono preparato niente e sta venendo tutto naturale, ragazzi, spero mi capiate, ci saranno un sacco di tagli, ve lo dico sinceramente, però è importante, ragazzi, perché vi sto parlando col cuore in mano. E a settembre ho iniziato a seguire una giusta alimentazione, perché dieta non mi piace come termine, diciamo più educazione alimentare, ragazzi. Io prima mangiavo male, come tanti di voi magari mangiano male, e con mangiare male intendo che usavo una marea di olio, troppi fritti, dolci in realtà non è che ne mangiavo tanti, però mangiavo male, ad esempio non mangiavo niente a colazione, mangiavo pochissima frutta, verdura sì, ne mangiavo tanta, carne ok, pesce ok. La mia colazione fino a un anno e mezzo fa era un cappuccino e un biscotto, fine. Io non mangiavo niente a colazione, specialmente quando mi alzavo presto, ragazzi. A pranzo mangiavo sempre pasta, sempre carboidrati, pasta con la panna, se no paste importanti, e poi a cena capitava carne, pesce, eccetera, eccetera. Voglio specificare che fare questo cambio alimentare, quindi iniziare a mangiare bene, per me non è stato un dramma. Perché quando racconto questa cosa, la prima cosa che mi dicono è: oh mio Dio, avrai sofferto la fame, ragazzi. Io non ho sofferto la fame per un giorno. Però qui adesso devo fare una differenza. Io mi ci sono chiuso in maniera forse anche troppo severa. Perché quando io ho detto inizio la dieta, io ho detto inizio la dieta, perché dentro di me non c'era più una scintilla che ardeva. C'era un incendio di voglia di cambiare, un incendio di voglia di fare, che è quello che ho tuttora, ragazzi, che adesso applico su qualsiasi cosa, sempre però grazie al Godoverse. Se non ci sarebbe stato il Godoverse, io probabilmente sarei ancora depresso in un angolo con tutta la mia creatività chiusa in una gabbia. Io non ho mai sgarrato un giorno. Io non ho mai mangiato una pizza per più di 3 mesi. Infatti, fine dicembre, primi di gennaio, io ero arrivato a 89 kg. Da 106 a 89 kg. Ed è stato incredibile, perché io sono rinato. È stato bellissimo. In tutto questo, calcolate che io faccio e continuo a fare 2 allenamenti a settimana di quasi 2 ore, più un allenamento extra a casa mia il mercoledì. Vedere come mano a mano imparavo a fare esercizi difficili, aumentavo i pesi, mangiando bene, eccetera, 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 vedevo che la mia pancia diminuiva. Adesso praticamente io non ho più pancia, non mi rimane niente. E sono stato fortunato che la mia struttura corporea, questo ovviamente è una cosa che cambia in base a persona, io sono fatto che il mio grasso è distribuito molto bene, non ho solo grasso sulla pancia. Quindi, dimagrendo anche così tanto, perché alla fine della fiera ho perso più di 20 kg, non mi è rimasta, se no, la pelle in eccesso, mi si è riassorbito tutto. E quando siamo arrivati a gennaio 2024, io appunto ero arrivato a 89 kg, ragazzi. E già così io ero un'altra persona, ragazzi. Tutto questo ovviamente aumentava il fuoco, se vogliamo, di Godo. Incredibile, perché in tutto questo io vi ricordo che a novembre dell'anno scorso io finalmente ho ottenuto l'ufficio. Ho fatto finalmente un'altra cosa che adoravo fare e che non ho mai potuto fare, cioè avere uno spazio mio. Andare oltre nella possibilità di far diventare il canale qualcosa di importante è stato faticosissimo, ve l'ho raccontato nel video dell'anno scorso. E tuttora quest'anno sarà un anno a novembre in cui io faccio video nell'ufficio, ragazzi. Io adoro questo ufficio. È una delle cose più belle che abbiamo fatto nella mia vita e sono così felice che il Godoverse possa avere la possibilità di emergere anche in questo primo ufficio incredibile. Poi vi ricordo che l'anno scorso, da maggio, il canale non ha più pubblicato niente, è stato fermo per più di 4 mesi, fino a quando non ho messo piede qua, quando ho fatto uscire il trailer del canale, ragazzi. Quello di certo non ha aiutato al canale, perché quel periodo non mettevo video, le visual erano praticamente a zero. Infatti quando ho riniziato, le visual ci hanno messo un bel po' a risalire. Però adesso il canale è molto più costante di allora, se vogliamo, perché all'epoca, vi parlo dell'anno scorso, quando facevo i video ne facevo intanto 2 a settimana, ed erano strane le visualizzazioni, perché magari un video mi faceva anche in un giorno 300 visualizzazioni, ma faceva 0 mi piace, 0 commenti. Adesso magari io faccio anche un video al giorno che magari mi fa, se no, magari 30-40 visualizzazioni, che mi direte voi rispetto a 300 in un giorno è niente. Però io metto ogni giorno uno shorts. Quando esce un video adesso esce sempre uno shorts, e lo shorts di solito mi fa sempre 200-300 visualizzazioni, e i video lentamente me ne fanno anche 50 al giorno, ragazzi. Quindi alla fine faccio molte più visual di allora, e tutto l'affetto che mi avete dato adesso è assurdo rispetto a prima. Adesso ricevo un sacco di mi piace, ci sono video che hanno superato anche i 30-40 mi piace, ragazzi, che per me è tantissimo, commenti. Il canale comincia a essere vivo e sono solo che felice di questo, ragazzi. Tornando al discorso della palestra, siamo a gennaio 2024, sono arrivato a 89 kg. Da allora ho continuato ovviamente a seguire la dieta, ad allenarmi, tranne un piccolo periodo che c'è stato a Pasqua, che nello specifico è il periodo in cui ho registrato il video, dove appunto il primo episodio di Sapori di Godo, vi ricordate, dove mangiavo le patatine blu incredibili? E infatti in quel video dissi che avrei fatto un altro episodio di Sapori di Godo e intendo farlo quando avrei finito la mia prima parte, la body transformation incredibile. Quindi tolto quel periodo in cui sono risalito di 1 chilo, adesso sono arrivato praticamente a fine giugno, primi di luglio, che è arrivato a 83 kg, record assoluto, da 108 vi ricordo 83 kg. In un anno
scarso. L'unico problema è che quando sono arrivato a 83 kg, il mio piano era arrivare a 80. Però mi sono fermato, e con questo ringrazio anche i consigli che ovviamente mi ha dato Flavio, mi sono fermato perché stavo notando che mi stavo cominciando un pochino a sciupare, infatti i pesi cominciavano a calare ed è anche normale. Quindi che ho fatto? Mi sono fermato a 83 kg e ho iniziato un po' a mangiare di più e adesso sono arrivato a 85. Incredibile. Vorrei rimanere a 85 kg fino a settembre. E a settembre inizierò la seconda fase della mia body transformation, che sarà la mia prima fase di massa. Io non ho mai fatto, ho intenzione di prendere un bel po' di chili, sperare di prendere più muscoli possibili e diventare gigantesco, incredibile. Guardate, adesso qui è quando ero 83 kg. Questa sono io adesso 85 kg, ok? Vi posso assicurare, e chi è del mestiere mi capirà, che solo con 2 kg, ovviamente 2 kg non di robaccia mangiata, ma di alimentazione eseguita bene, io mi sento un fiore. Io credo di sentirmi molto meglio adesso 85 kg che prima 83 kg. Infatti ho cominciato a aumentare i pesi, ho iniziato a fare le trazioni fatte bene, ragazzi, che voi potrete dire, ah, perché ti emozioni a dire trazioni o dip, ragazzi? Io sono partito così, non sapevo fare niente. Io, capirai, lì, in quella foto, non potevo immaginare che avrei amato il mondo della palestra. Questa è un'altra cosa che non vi ho accennato prima, ma io quando ho iniziato avevo il fuoco, avevo la scintilla di volerlo fare. Però non potevo immaginare che mi sarebbe piaciuto. Questo è un plus, ragazzi. Io mi sto cominciando a innamorare del mondo della palestra, ragazzi. Tantissimo, non potete capire, non manco mai un giorno di palestra. Sono super preciso e, per carità, aiuta anche il fatto che ho avuto un risultato sul mio corpo importante, e lo potete vedere anche voi. Però non è da tutti che poi tutti innamori di quella fatto. Quindi io mi sto letteralmente innamorando della palestra, ragazzi. Spero di continuarla a fare fin quando potrò, veramente, ragazzi. Sono molto in hype per la mia fase di massa, sinceramente. Sono un po' preoccupato perché non vorrei rimettere troppa pancia. Però, appunto, cercherò di mangiare bene, fare un sacco di palestra, perché giustamente mangi di più. Però in palestra dovrò sudare il doppio, ragazzi. Infatti ho in mente di fare dei video spicy, perché vorrei almeno superare i 100 kg di squat, ragazzi. Il mio record adesso è 94 kg di squat, incredibile. Poi vorrei cominciare a fare i dip zavorrati, vorrei cominciare a fare le trazioni zavorrate, piegamenti con più di 20 kg, insomma, ci sono cose simpatiche, ragazzi. Infatti avete visto che sul canale qualche mini shorts io l'ho messo sul canale, io che faccio i piegamenti, prima con 10 kg, mi pare poi con 20 kg, ho messo quello dove faccio vedere la mia reazione dopo che ho perso un po' di chili, ragazzi, sicuramente ne metterò altri. E per concludere, ragazzi, io sono molto in hype, sì, per la seconda fase della mia body transformation, ragazzi. È una specie di vlog aggiornamento, se vogliamo, e sicuramente ne farò un altro quando finirò la mia fase di massa, che più o meno, secondo i miei calcoli e di Flavio, incredibile, prendendo tot chili al mese, forse per fine gennaio, febbraio, dovrei aver ripreso un bel po' di chili, sperando appunto che siano più di muscoli, incredibile, che di ciccia pazzesca. E con questo, ragazzi, si conclude questo mini vlog, se vogliamo, dove vi ho raccontato la mia prima parte della mia body transformation incredibile, ragazzi, che cercherò di continuare a fare tantissimo. E voglio vedere dove arriverò, ragazzi. Spero mi diventino delle spalle, delle braccia possenti, incredibile, così quando mi fanno arrabbiare su se scheletro, li faccio vedere il muscolo e si azzittiscono, incredibile. Guarda come mi guardano da lassù, sono terribili, non potete capire. E per il resto, ragazzi, spero questo video vi abbia fatto piacere. Spero di aver, magari, non lo so, fatto ricredere qualcuno sul mondo della palestra, ragazzi, perché vi posso assicurare, e questo, ragazzi, mettetelo bene in testa, se sono cambiato io, che vi assicuro, ero uno Snorlax per quanto riguarda la palestra, ragazzi. Me lo hanno detto per anni di farlo, non l'ho mai fatta, non avevo una fiamma, non avevo niente che mi dava il minimo interesse a farlo, ragazzi, niente. Vi posso assicurare che è un qualcosa che invito a fare a tutti, nel mio piccolo lo voglio dire questa cosa, perché mi prenderei in giro se non ve lo dicessi. Ragazzi, provateci. Se siete stati anche voi nella mia fase di tristezza, di non sentirvi a vostro agio, e siete così nel limbo del cambiamento, non abbiate paura del cambiamento. All'inizio l'idea, sai no, di vedermi diverso, un po' muscoloso, sai no, mi dava molto fastidio, mi metteva paura. Però non avevo una fiamma, se vogliamo fare una citazione incredibile, che mi ha fatto cambiare tutto, però, quella fiamma. Quando poi la fiamma però si è accesa e avevo desiderio di farlo, magicamente ho scelto da un giorno all'altro di iniziare questo percorso incredibile, ragazzi. Fidatevi, la motivazione, il desiderio di voler fare qualche cosa, la determinazione, e questo, ragazzi, adesso che ho fatto il discorso sulla palestra, ma vale per tutto, se ce l'avete, siete già un passo avanti, ragazzi. E fidatevi, credete sempre in quello che volete fare. Credeteci sempre, ragazzi, fidatevi. Io in questo ci credo tantissimo, in me credo tantissimo, e fino a anni fa questa cosa probabilmente non l'avrei mai detta, e vediamo come va, ragazzi. Ci si prova, se va bene va bene. Io ripeto, ci sto mettendo tutto quanto, adoro il Godovers, adoro il mio ufficetto, adoro il mio percorso nella mia trasformazione fisica, ragazzi. Con godo giusto e con determinazione si va sempre avanti e non si torna più indietro, ragazzi, perché per tutta la mia vita sono tornato indietro, adesso vado avanti e non mi fermo più.
Ragazzi, al vostro Zoe di fiducia, oggi così un po' diverso dal solito, meno godoso del solito, ma più sincero, con il cuore in mano, godoso per voi. Vi saluto, ragazzi. Ancora auguri a me, me li faccio da solo auguri, visto che loro non me li fanno. E ci vediamo dalla prossima settimana con i classici video incredibili, nuovi episodi di 4 chiacchiere di Godo, tante cose incredibili. Faccio così perché c'è un po' di polvere sul tavolo, incredibile. Tornerà l'anti-show, Sapore di Godo, il format col King, quello col nonno. Ragazzi, non ci si ferma, e metterò anche così nella palestra, tranquillo. Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo al prossimo episodio.